Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Ecco, in questa puntata volevo fare un'analisi, un punto sulla politica di Rivarolo Canavese. Siamo in un periodo di grande incertezza a livello mondiale, soprattutto anche a livello italiano e anche a livello canavesano. Sono molte le aziende che stanno patendo la crisi. E questa crisi, questa incertezza si sta riflettendo anche sulla politica, una politica non adeguata a sostenere, diciamo, i bisogni del giorno d'oggi. E c'è un problema in questo momento, cioè, nel senso, ne abbiamo già parlato nelle scorse interviste con i capigruppi dell'opposizione, Marina Vittone e Fabrizio Bertotto. Abbiamo analizzato Rivarolo Canavese, la politica canavesana e la politica di Rivarolo. C'è un problema nel senso che in questo momento la giunta, l'amministrazione di Rivarolo Canavese sembra in netta difficoltà. Si parla anche voci di corridoio, voci di palazzo, di una possibile spaccatura all'interno della maggioranza, però questo sembra veramente difficile in questo momento che possa avvenire. Però noi proviamo anticipatamente a provare a fare un'analisi sulla politica e quello che potrebbe accadere in futuro per un'eventuale elezione anticipata o alle prossime elezioni. Questo perché attualmente nella politica di Rivarolo abbiamo il sindaco Alberto Rostagno che non è più candidabile, quindi alla prossima tornata perderemo il nostro amato sindaco Alberto Rostagno. Questo diciamo, è una grande perdita per l'area di centrosinistra di Rivarolo Canavese. Ecco. E trovare un successore di Alberto Rostagno è un problema enorme perché non si trova ancora una leadership all'interno di questa maggioranza che sia così netta e così importante. E si iniziano a fare delle supposizioni. Sicuramente adesso questa amministrazione sta aspettando l'esito del famoso processo su cui non voglio soffermarmi più di tanto, però comunque è un processo che influenzerà molto la nostra politica e le eventuali candidature possibili. Attualmente i nomi più in voga sono quelli di Costanza Contacanova, che è l'assessore alla cultura, in questo momento a Rivarolo Canavese. È un nome molto forte, è un nome giovane, è un nome che suscita comunque a Rivarolo, che ha a Rivarolo un bacino di voti molto stabile e molto forte. Ecco, su Costanza Contacanova possiamo dire che il suo ruolo l'ha ricoperto in questi 7 anni di amministrazione senza grossi strappi. Quindi attualmente potrebbe essere lei, diciamo, la chiave di volta per il centro-sinistra a Rivarolo Canavese. Ovviamente ha anche dei difetti a livello politico, che i più critici si soffermano spesso su un suo mancato dinamismo, in quanto una ragazza molto giovane le rimproverano spesso la sua mancanza di dinamismo e manca proprio un qualcosa che dia uno strappo alla città, però magari alzandola di ruolo all'interno di questa amministrazione si possono vedere dei buoni risultati. Quindi lei potrebbe essere un nome che potrebbe prendere il posto di Alberto Rostagno. Un nome sicuramente molto forte a Rivarolo Canavese, sia a livello di competenze, sia a livello di esperienze, è quello di Francesco Diemoz. Francesco Diemoz attualmente potrebbe essere lui l'uomo in grado di riuscire a congiungere insieme più liste civiche possibili, perché è un uomo molto apprezzato anche verso il centrodestra e potrebbe, tra virgolette, riuscire a unire quell'area di centro, sia di sinistra che di centrodestra, a riuscire a vincere le elezioni. Lui potrebbe essere sicuramente un nome molto importante, anche perché, diciamo, la mancanza politica di Alberto Rostagno, in quanto medico, in quanto uomo di medicina, in questo ultimo periodo è stata ricoperta da Francesco Diemoz e non è stato molto semplice per lui riuscire a tenere botta a questa difficoltà politica. Un altro nome potrebbe essere Lara Schialvino, però su Lara Schialvino ci sono molte voci in quanto potrebbe, tra virgolette, non accontentarsi di un ruolo da comprimario, vorrebbe magari avere un ruolo determinante nelle prossime elezioni, candidandosi in prima persona. È difficile vederla in un'area di centro-sinistra. Potrebbe
potrebbe, diciamo, staccarsi da questa amministrazione e provare una strada, e trovare una strada diversa. Sicuramente non è una leadership molto forte la sua a livello cittadino, e vedremo come si comporterà a livello politico con le prossime mosse. Un altro nome che è tornato in voga nel centro-sinistra è quello di Edoardo Gaetano, un ritorno al passato, un nome molto intrigante, però allo stesso tempo in un momento storico in cui i cittadini rivarolesi cercano il nuovo, cercano qualcosa di diverso, potrebbe essere un passo falso. Quindi vedremo quanto possa essere una mossa vincente. Cioè, il Partito Democratico punta molto su di lui, il Partito Democratico canavesano punta molto su di lui, è una persona che ha degli incarichi importanti, una persona di cultura, però sicuramente è un nome che potrebbe essere un enorme passo falso per la sinistra a consegnare la vittoria al centrodestra nelle prossime elezioni. Spostandoci completamente nell'area di centrodestra, troviamo la Lega. La Lega è sicuramente il partito più in crescita nell'ultimo periodo, perché abbiamo visto Claudio Leone, consigliere regionale, investire molto sulla nostra città. Hanno aperto da poco una nuova sede, hanno fatto degli ingressi importanti nella loro cerchia politica, e Claudio Leone sicuramente potrebbe essere un nome papabile, diciamo, grazie alle sue nuove, tra virgolette, amicizie istituzionali, potrebbe portare qualcosa di nuovo nella nostra città. Però comunque rimane sempre un nome molto divisivo anche il suo a livello politico, e presumibilmente difficile vederlo candidarsi, presumibilmente si vedrà qualcun altro al posto suo a essere capogruppo della lista della Lega. Un nome che potrebbe affascinare molto la città, il nome di una donna nella Lega, potrebbe essere Alessia Cuffi, entrata da poco nella Lega Nord, un nome meno divisivo di quello di Claudio Leone, un nome che attualmente si sta muovendo molto a livello di associazioni e per il sociale. E potrebbe essere, diciamo, quella svolta che la città si aspetta, però comunque stiamo parlando di una ragazza, di una donna che manca di carriera istituzionale, carriera amministrativa, e che quindi quella potrebbe essere la sua unica pecca. Ovviamente un altro nome della Lega potrebbe essere Roberto Nome, attuale capogruppo della lista della Lega Nord, però un nome che non ha mai spiccato il volo all'interno della nostra città. Spostandoci ancora più a destra, abbiamo il nome di Fratelli d'Italia, diciamo, abbiamo il big della politica canavesana, che è Fabrizio Bertot. Fabrizio Bertot ha una lunghissima carriera politica, diciamo, potrebbe essere forse lui l'unico in grado di cambiare completamente volto a questa città, grazie a tutte le sue al suo network istituzionale che ha avuto da eurodeputato, da parlamentare, come uno degli uomini chiave all'interno di Fratelli d'Italia a livello nazionale. Quindi molto probabilmente Fabrizio Bertot potrebbe essere un nome in grado di scardinare tutti, a scardinare questo impasse che si sta creando a livello politico a Rivarolo canavese. Il problema principale di Fratelli d'Italia, della destra, potrebbe essere le alleanze, perché stiamo vedendo una Lega molto centrista a Rivarolo canavese, e quindi bisognerebbe trovare una quadra politica tra il centrodestra, tra Lega e Fratelli d'Italia, che è mancata le ultime elezioni e che ha visto la sconfitta della destra rivarolese, e che potrebbe comunque rimanere sempre un problema, perché questa Lega sembra molto vicina a questa amministrazione. Un altro nome è sicuramente quello di Marina Vittone, che abbiamo intervistato la settimana scorsa. È un nome molto importante a Rivarolo canavese, in grado nelle ultime elezioni di rompere il bipolarismo che si era creato nella nostra città. È un nome che farebbe molto comodo a questo centro-sinistra, perché questo centro-sinistra da solo, senza Marina Vittone, contro un centrodestra alleato, non avrebbe nessuna chance. Quindi Marina Vittone è sicuramente un asso nella manica per la sinistra rivarolese, e ovviamente deve anche ridimensionare le sue aspirazioni, perché è difficile vederla candidato sindaco del centro-sinistra, però
è un nome importante, è un nome da tenere occhio ed è sicuramente un nome che piace molto ai giovani in quanto propone la più innovativa, la più propositiva a livello politico. Un altro nome che abbiamo altri due nomi che sono fuori dalla scena politica rivarolese in questo momento, uno è Martino Zucco Chinà, Martino che si è candidato due tornate elettorali precedenti come sindaco, è un nome amatissimo in questa città, un nome, una caratura istituzionale molto molto importante e potrebbe, tra virgolette, candidandosi, avere molte molte chance. Lì sta a vedere anche la sua carriera lavorativa, cosa gli può permettere di fare, ecco, e se vuole mettersi a disposizione della città, ecco, è quello che si deve capire di Martino Zucco Chinà, perché sicuramente le competenze, la carriera giocano a suo favore. Potrebbe essere magari il lasso nella manica del centrodestra per le prossime elezioni. Un altro nome che sta spuntando, è un nome che è nuovo nella nostra città, ma non è nuovo nella politica canavesana, è quello di Vittorio Bellone, il sindaco di Fabria. Molte voci dicono che si stia interessando alla politica rivarolese e che non si accontenti più di essere sindaco di Fabria, diciamo. È un nome che potrebbe riunire l'area di centrosinistra con la Lega, perché è un nome che flirta molto con questa attuale amministrazione. Bisognerebbe vedere se il sindaco, l'attuale sindaco di Fabria, lascerebbe Fabria commissariata per fare il sindaco di Rivarolo. Questo bisognerebbe vedere. Signori, grazie per la vostra attenzione, spero che la mia analisi vi sia piaciuta e vi sia stata d'aiuto e mi aspetto di vedere cosa ne pensate, chi potrebbe essere il prossimo sindaco a Rivarolo Canavese. Ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politics.